La storia recente del campionato italiano rally è stata scritta in primis da Peugeot Italia e dal grande pilota Paolo Andreucci. Nel 2011, infatti, la casa francese ha vinto per il quarto anno consecutivo il titolo costruttori e il campione Paolo Andreucci ha conquistato per la sesta volta il gradino più alto del podio. Quali saranno i segreti di così tante vittorie? Noi abbiamo cercato di scoprirli seguendo il team nei preparativi che hanno preceduto l'ultimo appuntamento della stagione, il Monza Rally Show 2011. Dopo aver conquistato il quarto campionato italiano rally consecutivo nel 2011, Peugeot Italia non poteva di certo mancare a fine stagione al blasonato appuntamento del Monza Rally Show, con il suo equipaggio ufficiale composto dai campioni nazionali Paolo Andreucci e Anna Andreussi. Per questo rally particolare, che si svolge tra le veloci curve dell'autodromo di Monza, il team Racing Lions di Cesena ha preparato la competitiva Peugeot 207 Super 2000 con specifiche adeguate alla media elevata delle prove speciali. La gara è andata benissimo, abbiamo vinto tutte le prove speciali, per cui è andata proprio bene. Noi rallisti non siamo abituati ad avere qualcuno né davanti né dietro, però è andata bene, ne abbiamo fatti passare tanti, ma alla fine abbiamo vinto. Il Monza Rally Show è una corsa spettacolo di fine anno che non segue nessun campionato, ma raccoglie sempre un grandissimo interesse da parte dei team, dei piloti, del pubblico e della televisione. Tra i 90 iscritti spiccavano da una parte il campione del mondo rally Sebastian Loeb, dall'altra i grandi nomi del motociclismo internazionale come Valentino Rossi e Andrea Dovizioso. Le sfide a Peugeot Italia non fanno paura, anzi nobilitano e inorgogliscono ogni obiettivo. Senza timori, ma con la grinta di sempre, Paolo e Anna si sono buttati in questa inedita sfida e non solo l'hanno vinta, ma l'hanno stravinta, conquistando tutte le prove speciali disputate. 9 migliori tempi su 9 tratti cronometrati e per gli avversari solo le briciole. È veramente una grande festa, qui c'è un po' di tutto, ci sono piloti da rally, piloti da strada, motociclisti, tutti insieme per festeggiare il motorismo italiano. In Francia, Peugeot Sport è già al lavoro per un ulteriore sviluppo della vettura, un ulteriore step tecnologico che allungherà sicuramente la vita agonistica della fortunata Peugeot 207 Super 2000. Proprio in questi giorni in cui si comincia a parlare della nuova 208, molto probabilmente l'erede non solo stradale ma anche da corsa per il difficile ed entusiasmante mondo dei rally. Carissimi telespettatori, come vola il tempo! Siamo giunti anche oggi al termine della nostra puntata. In attesa che passi un'altra settimana, il mio consiglio è quello di non perdere le ultime novità provenienti dall'universo motoristico, costantemente aggiornate sul nostro sito internet safe-drive.it. Inoltre, ora ci trovate anche sul social network Twitter e su YouTube al canale Safe Drive Channel. E ovviamente per tutti coloro che volessero mettersi in contatto diretto con la nostra redazione, è sempre attivo l'indirizzo di posta elettronica info@safe-drive.it. Per questa sera è davvero tutto, Valeria Bocca vi dà appuntamento alla prossima settimana. Ciao! Arrivederci da Bridgestone e da Diavolina.